duo, si chiamano i Toni Marci. Buonasera e benvenuti al Contadino Cerca Moglie. Oggi troveremo una moglie per il nostro contadino trentino Ivano. Salve a tutti, senti? Bene, posso darle del tu? Basta che non mi dai del mona. No, beh, non sarebbe nel... Giulia, vieni qua che c'è la TV. Tuglia, che è Tuglia? Tuglia è la mia mucca, guarda, la bruca, guarda come la bruca! È veramente fantastico. Ma parliamo di te, Ivano, che tipo sei? Ma io sono un tipo ubbidiente, sì? Umile, taciturno. Diciamo che sei un ragazzo a cui piace mettere i puntini sulle U. Sei anche un tipo positivo? Sempre, specialmente quando faccio l'alcol test. No, è una battuta questa. Si sa che non si beve quando si guida, dai. Giulia, vieni qua che c'è la TV. Giulia, chi è Giulia? Giulia, la sorella della Tuglia. Ah. Guarda, la bruca, guarda come la bruca. Un magnifico esemplare, veramente. Ma tu, Ivano, qua cosa coltivi? Le mele. E hai qualche interesse, qualche passione? Le pere, no. A me piacciono le pere. Ok, no, qualche interesse di altro tipo, insomma. Sì, io sono vicepresidente della Proloco e presidente del Prosecco. Beh, questa è una carica che si assume per gradi. Va bene, e la tua auto preferita, Ivano? Trattore, motocoltivatore, Landini, GT Turbo, perfetto. Doppia forca intercooler. Ecco, abbiamo capito, va bene. E Ivano, cosa ti senti di poter offrire ad una donna? Se... Offrire? Sì. Perché devo pagarle? No, ma no, pagarle, nel senso cosa ti senti Furia, di... vieni qua che c'è TV! Bellissimo esemplare, la Furia, non dirmelo, guarda come illumina, è la sorella della Tuglia, perché... No, è mia sorella! Beh, bellissimo esemplare, comunque, di donna, ovviamente. A proposito di donna, Ivano, la prima cosa che guardi in una ragazza... Così. Io guardo il viso. Sei un romantico, lo sapevo, ma cosa del viso? Che aveva fatto la porca! Bene, sì. No, capito, abbiamo capito tutti, perfetto, grazie. Allora, Ivano, facciamo così, mora o bionda? Bionda! Sì, bionda, e come la preferisci? Media, sì. Con poca schiuma! Sì. Perfetto, bene. Allora, devo dire che dopo questa intervista sono sicuro che troveremo la tua anima gemella. Bene. Giulia, Fulvia, venite qua che mi sposo. Tutte, grande festa, bisogna organizzare il matrimonio, il ricevimento, il viaggio di nozze. Ma... Certo che ne avete, di soldi voi datemi a spendere, No, non è che li spendiamo noi, Ivano. E chi spendi allora? Tu, è il tuo matrimonio, che dobbiamo spendere. No, un momento, spegni tutto, via, dai, no, annullo tutto il matrimonio, no, dai. Spegni non tutto. Mi sposo più, dai, ma via. Ma come non ti sposi più? Stiamo registrando, Ivano. Allora registra questo, Ivano e Trentino non si poi a più, no, dai, fai la campagna, dai, via. No, fai la mia campagna. Ma non eravamo d'accordo che trovavamo l'altra metà della tua mela? Ti ho detto che mi piacciono le pere. Ma no, le pere. Ma no, cane, no, dai. Rudolf, no, patacca. No, vieni qua, dai. Toni Marci. Allora, io ho visto Ruffini che rideva come un matto e in più indicava Selvaggia Lucarelli. Rideva, anch'io lo vedevo. Immagino è la comicità che piace a lei. Selvaggio, dico qualcosa. Il problema è che la comicità quando... che piace a Ruffini. Sono risate facili che dicendo pere e parolacce si trovano sempre. E poi fatemi dire una cosa: oggi i contadini sono molto più evoluti di come li avete dipinti voi, non sono dei minus abens così. Spesso sono gli incravattati a essere così rozzi e volgari, ma va bene. Allora, io lascerei anche una replica, anche perché ci è andata giù dura, Selvaggia. No, è che diciamo tutto che Selvaggia, come lo slang giovane, è la tocca piano, diciamo, la toccata piano. Troppo non rispondete? No. Nelle serate che svolgiamo già da anni, in realtà. Ma tu parli così, è una delusione. Ha detto che i contadini sono più evoluti, ma in realtà ho fatto anche l'università, ma è rimasta così comunque la cadenza. Prego, no, io credo che sia una comicità più popolare. Sapevo che toccando temi come le pere o altre parole, insomma, avreste toccato la suscettibilità. Che lo dico, però non volevo proprio entrare nelle pere. Poi quella della pere è una battuta che l'abbiamo sentita anche in tuo film Story. Vabbè. Infatti, però era 42 anni fa. Sì. Questo è fatto, 42 avanti Cristo. Infatti, quasi. Io non ero ancora nato, quindi giustamente prima di. Adesso il mito Alex Zanardi. Ma no, capisco le osservazioni, peraltro tutte molto pertinenti, e logico che è molto soggettivo, però insomma la gente rideva, quindi evidentemente loro hanno qualche cosa che funziona. Paolo Ruffini.
Il fatto che loro siano arrivati onestamente a fare delle battute anche scontate, anche arcaiche se vuoi, ma con questo incanto, a me piace. Scusa, ma lo non gradisco. È che... Non hanno detto una parolaccia. Per me dire pere equivale a dire parolacce. Potrei dire perché è volgare, perché è volgare, perché è volgare. Oh, le pere. Adesso ragazzi, non cioè, vorrei per aprire. Me, oh, se le pere, dicevano banane, volgare. Allora veniva giù lo studio. Non vorrei fare un simposio sulla frutta adesso. No, Vabbè. Dai, forza. Vabbè. Arriviamo al momento del voto. Abbiamo appena iniziato, non mettetevi certo, subito a litigare, ragazzi. Forza. Allora, è arrivato il momento del voto. Prego. Ah, voglio ricordare che Selvaggia ha cliccato e quindi avendo cliccato il suo voto è pari a zero. Il loro totale è 17. 17. Grazie. Vediamo cosa accadrà dopo. Grazie. Andiamo avanti, andiamo avanti.